Buonasera a tutti voi. Ringrazio prima di tutto al nostro MP Boylan per il lavoro che lei ha fatto e che davvero i deputati hanno fatto per regalarci questo, altrimenti tutto il lavoro che avevamo fatto dell'ICI sarebbe andato perduto, quindi è stato estremamente prezioso. Questo vi ringrazio perché abbiamo ascoltato una persona che era in prima fila in questo, vi ringrazio in particolare. Seconda cosa, io ho cercato di ascoltare. Una delle cose che è ritornata con forza e ho sentito sui sapere, soldi, finanze, banche, qualcosa poi su cui vorrei ritornare un attimo. E terza cosa, io sono qui questa sera prima di tutto per chiedere a tutti noi che lavoriamo nell'acqua l'unità nel movimento. Se siamo riusciti ad ottenere quello che abbiamo ottenuto è perché abbiamo fatto di tutto per stare uniti, per stare insieme. Tra le mille difficoltà e opzioni diverse che abbiamo avuto, però davvero io chiedo a tutti questo sforzo, pur nelle diversità, a volte anche accogliendoci nelle nostre diversità, ma di rimanere uniti, di lavorare insieme. Per me questo è fondamentale. Parto su questo diritto all'acqua da due cose fondamentali, sono le mie due stelle polari. Primo è chiaramente il referendum, è chiaro, il referendum è talmente chiaro, cioè il fatto che la prima domanda referendaria, l'acqua deve uscire dal mercato, e questo è qualcosa di grosso. Seconda domanda referendaria, che non si può fare profitto sull'acqua. Secondo me, guardate che abbiamo ottenuto qualcosa di grosso, non possiamo mollarlo il referendum. Seconda stella per me polare, quella il Laudato Si, è la dichiarazione di Papa Francesco, che penso sia la più forte dichiarazione. Infatti io ho provato a guardarmi attorno, ma non ho visto nessuna sottolineatura, il corsivo usato qui nel versetto 30, in nessun'altra parte, altre dichiarazioni, ma in questo è tutto in corsivo, quello che dice sull'acqua. Vi dedica 5 paragrafi, tra l'altro, e dice: mentre la qualità dell'acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in merce, soggetta alle leggi del mercato. Poi tutto in corsivo. In realtà l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano, essenziale, fondamentale, universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. Tutto in corsivo questo, sottolineando l'importanza che Francesco dà a questo. E poi aggiunge un'altra cosa fondamentale, anche questo in corsivo. Dice: questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all'acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita, radicato nella loro inalienabile dignità. Tutto corsivo, diritto alla vita. La teologa americana Pepper, in un bellissimo volume, Just Water, acqua giusta diremo noi, giusta per tutti, dice che questo, lei parla di un life, right to life issue, cioè che è un diritto, è uno di quei termini usati negli Stati Uniti da tutto il movimento per la lotta contro l'aborto e l'eutanasia. E lei ricorda che l'acqua per Papa Francesco è talmente chiaro, è un diritto alla vita, è sullo stesso piano. Capite che razza di importanza ha questa affermazione in campo cattolico? E mi meraviglio ancora che troviamo così tanta difficoltà
insieme alle nostre parrocchie, alle nostre chiese, a far passare tutto questo. Una enorme difficoltà, proprio ve lo dico sulla mia pelle. Questi sono, questi due punti, il referendum e questa affermazione di Papa Francesco, per me sono le due stelle che mi stanno, al di là di quello che io sono un credente, credo in Dio della vita, e l'acqua, tutta la vita nasce dall'acqua, quindi ecco il mio impegno concreto. Ma vorrei dire prima di tutto, perdonatemi, semplicemente un grazie per quello che è avvenuto a Napoli, perché davvero è stata l'unica città in Italia che ha avuto il coraggio davvero di tradurre il referendum in attualità, passando da Arim Spa ad ABC, Acqua Bene Comune, azienda speciale. È l'unica grande città che l'ha fatto, e questo, guardate, io davvero sono molto grata, perché ci ha voluto un bel coraggio a farlo, perché tutta la tendenza italiana va altrove. Ma un grazie anche a quei piccoli sindaci che stanno resistendo. Ricordo il sindaco, ad esempio, di Saraceno, sono stato lì in Calabria, questo piccolo paesino che è stato contestato perché l'acqua costa troppo poco. Stiamo fuori di questo, capite? Grazie, il problema c'è sotto. Io ho invitato la gente, se arriveranno quelli per... uscite tutti insieme e bloccate le macchine che entrano in paese, cioè essere una reazione popolare. Altrettanto a Rocca Piemonte, che da anni resiste, stato io ero presente quando è arrivato la Gori, rappresentata con le macchine scortate dalla polizia, la gente ha preso, la gente mandata dalla Gori, l'ha presa per le spalle, gli ha sbattuto le macchine fuori dai piedi. Cioè sono sindaci e paesini anche che stanno resistendo. Questo, dobbiamo essere molto grati a questo, ho menzionato solo alcune, ma le ritengo importanti. Purtroppo la tendenza nostra italiana, l'abbiamo sentito anche oggi con Renzi, è davvero di affidare tutte alle quattro sorelle, qualcuno le ha chiamate, ma notate, invece delle sette sorelle che stanno tramontando, nascono le nuove sorelle adesso, che sono dell'acqua, perché non è più il petrolio. Sono le stesse, sono le stesse. Come? Sono le stesse, cambiano solo nome. Esatto, sì, sì, poi la finanza poi è quella, no, no, grazie. E quindi capite come diventa importante capire questa incredibile tendenza del governo, tutti i governi, ma in particolare Renzi, con queste varie leggi, davvero è infernale, soprattutto alla fine la legge Madia ci porterà poi alla capitolazione, porterà tanti comuni a capitolare. Per questo io chiedo a tutti resistere, sarò molto breve, ma chiedo prima di tutto davvero la capacità di lavorare insieme. Insieme un po' con tutti, è una delle cose che mi sembra sempre così, non lo so perché facciamo così tanta difficoltà a lavorare insieme. Ma la prima cosa che dobbiamo accorgerci è che noi ancora lavoriamo con i comitati, non abbiamo il popolo con noi. Guardate che se il popolo si muove non c'è nulla da fare, cadono i governi. Finché il popolo non scende in piazza su un problema del genere, guardate che non ci siamo col nostro lavoro. Quindi è un movimento popolare prima che di comitati, ed è con il popolo e con la gente che dobbiamo parlare, con l'importanza di convincere le chiese. Se ogni prete dicesse queste cose la domenica ai propri fedeli, cavoli che cambiamenti, capite subito che razza di un importante parlare alla gente. Secondo aspetto, noi siamo un movimento non violento, ma non è pacifismo, è non violenza attiva, quindi dobbiamo attivarci a inventarcele tutte per difendere l'acqua. Ma è possibile, per esempio, che Martin Luther King si abbia insegnato che si può violare una legge, parli, vieni arrestato, vai sotto processo. Dobbiamo incominciare ad andare anche noi sotto processo. Guardate che se non abbiamo questo coraggio di sfidare, di disobbedire le leggi che sono contrarie alla vita, parlo di vita, vuol dire che c'è qualcosa che non va con noi. Non lo chiedo a un papà di famiglia, a una mamma che ha una famiglia, ma tanta gente, per esempio persone che sono in pensione, persone religiose,
scuole, pratica, non ha nulla da perdere, in fondo deve essere una delle cose che fanno queste, cioè pagare di persona è fondamentale, manca per il coraggio tutti insieme, quando viene passata una legge, di occupare un edificio pubblico, sia esso non so, il consiglio regionale, quel che si vuole, dobbiamo far discutere, far parlare tutti, perché sennò, quindi capite che la non violenza è qualcosa di molto impegnativo. Terza cosa importante e concreta, io inviterei tutti a pensarci, siccome ho sentito parlare così tanto di soldi, di finanza questa sera, cos'è che potrebbe unire un po' tantissimi dei nostri movimenti? Secondo me sono proprio i soldi. Proviamo a capire, ma perché non è possibile cominciare a prendersi realmente il problema dei soldi? Quelle banche, per esempio, che investono sull'acqua, cominciare a ritirare i soldi. Guardate che se non guardiamo dove abbiamo i nostri soldi, in quale banche dove investono, e molte guardate che tutta questa roba chiede dagli investimenti finanziari delle banche. Quindi cominciamo a. Questo potrebbe avvicinarci a tanti altri movimenti, il petrolio per esempio, cioè c'è tutto un movimento che va avanti a ritirare i soldi da quelle banche che pagano per il petrolio, per il carbone, per il problema del clima, cioè un grosso movimento di, prima di ritirare, se provate a pensare, se milioni di cittadini scrivessero alla propria banca dicendo cara banca, io so che i miei soldi qui con te vengono spesi o nell'acqua, io in coscienza non mi sento. Pensate che razza di forza avremmo soltanto scrivendo una lettera, ma poi se tutti i movimenti italiani cominciassero a prendersi e diventasse un movimento nazionale che lega non solo il movimento acqua, il movimento del clima, il petrolio, il carbone, tutte queste cose, capite che razza di forza potremmo avere? Cioè dobbiamo inventare qualche azione effettiva, forte, che ci possa portare alla vittoria. E secondo me, se tocchiamo i soldi alle banche, quello è il cuore di questo sistema. Quindi dobbiamo davvero, e questo potrebbe unire e metterci insieme con tantissime realtà che in Italia non riescono davvero a mettersi insieme. Lo dico con una sofferenza enorme, concludo, proprio perché abbiamo la COP21, Parigi, ma è mai concepibile che in questo paese non siamo riusciti a metterci insieme, a fare un forum nazionale di tutti i movimenti per mandare dei rappresentanti a Parigi in nome del popolo italiano. Nulla, ognuno va per i cavoli propri. È quello che ci indebolisce. Dobbiamo assolutamente incominciare a capire che così non possiamo lavorare. E COP21 è fondamentale, perché guardate, se col clima ci salterà, la prima vittima, la più importante vittima, saranno i poveri, chiaramente, e l'acqua. È l'acqua che ci salterà. Quindi capite come diventa importante per noi questa COP21 e perché dobbiamo davvero fare di tutto per tenerci insieme. In questo senso, e concludo semplicemente davvero con questo invito a fare quello che hanno fatto 235 città, ce l'hanno fatto attraverso una città come Giacarta, con tutti i problemi che ha, Mona Berlino, che è stato capace di spendere, mi sembra, per uscirne fuori quasi 500 milioni mi sembra, di euro, qualcosa del genere, che hanno pagato pur di riavere l'acqua di ritorno. C'è in giro nel mondo ormai un movimento largo. Noi italiani che abbiamo vinto il referendum, ma non scoraggiamoci, se l'abbiamo in pugno, Renzi passeranno tante cose, dobbiamo farcele davvero a far sì che questo paese finalmente approvi una legge in questo benedetto Parlamento che indichi l'unica soluzione come governo pubblico dell'acqua. E ricordo, guardate che la gravità del momento non è soltanto il governo, è che con l'atto unico che stanno cercando di fare in ogni regione, questi atti unici hanno anche il potere di dare non solo il governo dell'acqua, ma anche le fonti idriche. Guai a noi se perdiamo le fonti idriche, è la madre l'acqua. Diamoci da fare perché finca la vita, grazie a voi.